curiosi di apprendere come si viveva tra la metà dell'Ottocento fino a metà Novecento, potete leggervi questo libro, Profumi del Tempo. È un viaggio che definisco emozionante e mi emoziono sempre quando ne devo parlare. È la realizzazione di un sogno, trascorrere 7 giorni, quanti sono i giorni della settimana, in compagnia di Salvatore Cotta. Sì, avete capito bene, in compagnia di Salvatore Cotta, più propriamente della visione di Salvatore Cotta. Io, nelle vesti di allieva dirigente, desiderosa di conoscere il suo vissuto ed operato. L'immagine della copertina, siamo io ed Oreste Valente a Portofino, dinanzi nel Golfo del Tigurio. Oreste Valente, anche lui è un appassionato di Salvatore Cotta che l'ha fatto rivivere in diverse pièce teatrali. Questo libro è stato edito nel 2020 da Ennio Pedrini ed ebbe successo, tant'è che l'editore mi propose di scriverne un altro, questa volta un'antologia di Salvatore Cotta. Ricordo con tale piacere quando Ennio venne a trovarmi e davanti a una tazza di caffè mi chiese di parlare ancora del nostro amato scrittore. Che gioia! Avevo nuovamente l'opportunità di leggere e scrivere di lui e fu un'esperienza esaltante.